Dunque, comunicazione non verbale è un argomento molto diffuso, non sempre diffuso nelle corrette prospettive, che cerchiamo di approfondire un attimino con le nostre slide. Ovviamente la comunicazione si divide in verbale e non verbale, e la comunicazione umana appunto ha diversi sistemi comunicativi, e c'è una simultaneità di questi sistemi che ha ovviamente certe caratteristiche che ovviamente in questo momento andiamo un po' a dicotomizzare, nel senso che separiamo, anche se nella comunicazione interagiscono insieme. Abbiamo diverse situazioni, canali della comunicazione. Abbiamo un aspetto ovviamente linguistico, parole, frasi, gergo e tutto l'aspetto poi grammaticale. Abbiamo un aspetto vocale, un aspetto dell'intonazione, quello che viene chiamata la prosodia anche, che è il timbro della voce, la cadenza, il ritmo. Abbiamo il paralinguistico, che sono gli aspetti di elementi un po' particolari, come colpi di tosse, come ho fatto io per adesso, questo che magari identifica certe approvazioni o disapprovazioni, ma anche una microgestualità che può essere anche data da sbattiti delle ciglia, piccoli grattini e momenti anche di starnuti che non sono sempre così casuali. E poi abbiamo l'aspetto cinesico mimico-gestuale, quindi la classica gestualità, la classica capacità, soprattutto dicono degli italiani, di essere molto espressivi anche con i gesti. Scusate. Vedi che paralinguistico. L'aspetto cinesico mimico-gestuale, abbiamo queste tre macro categorie: le espressioni facciali, i gesti delle mani, movimenti del corpo. Nei movimenti del corpo rientra anche la postura, quindi gli atteggiamenti posturali più ricorrenti che noi abbiamo non sono casuali e sono molte volte l'espressione, la manifestazione delle nostre emozioni, degli stati emotivi che abbiamo più presenti nella nostra persona. La prossemica si occupa dello studio, la chiamano anche psicogeografia, comunque dello spazio interpersonale e della, chiamiamo la bolla soggettiva, che comunque viene visto anche come lo spazio personale, la nostra proprio delimitazione, demarcazione del nostro spazio personale. E poi abbiamo ovviamente anche aspetti di contatto corporeo, dove dipende anche molto dalla cultura. Quindi nei rituali di saluto possiamo dare la mano, possiamo dare una pacca sulla spalla, se andiamo in Oriente abbiamo un saluto con inchino, possiamo semplicemente fare un ciao da lontano. Quindi abbiamo tanti elementi che rientrano nel non verbale, tanto è vero che sovente, anzi all'inizio c'era il film muto, non so se vi ricordate, e lì era tutto proprio legato a questa gestualità. Gli aspetti non verbali integrano, ampliano e a volte sostituiscono il contenuto verbale di una comunicazione. Quindi sono molto potenti al punto tale che per qualcuno, qualche studioso della comunicazione li definisce superiori all'impatto del verbale stesso. In questo contesto ci sono diverse percentuali, c'è chi parla addirittura di un 85% di non verbale, di un solo 15 di verbale, c'è che invece è più moderato e parla di un impatto di un 60% del non verbale rispetto a un 40% del verbale. Comunque il non verbale sembra che primeggi rispetto al verbale. Trasmettono informazioni sulla qualità della relazione, quindi il body language e la non verbalità sono veramente gli elementi di maggiore informazione, al punto tale che quando abbiamo una forte discrepanza tra ciò che diciamo verbalmente e ciò che invece comunichiamo a livello corporeo non verbale, viene chiamato il doppio legame. Il doppio legame è un elemento di totale incoerenza tra ciò che dico e come mi comporto, ed è addirittura un elemento di
psicopatologia nell'ambito di relazioni familiari e non solo, affettive. Quindi immaginate una persona che dice ti voglio bene, ma poi non ha nessun contatto corporeo, non ha nessuna manifestazione affettiva, neanche una carezza. Un bambino come può sentirsi davanti a questa situazione che apparentemente è veramente di scissione? Soprattutto sono un complesso sistema di comunicazione sociale, quindi noi non dimentichiamo mai che viviamo in un complesso, in un aspetto di comunicazione, di socializzazione, e quindi tutto ciò è fondamentale. Un sistema di comunicazione sociale è influenzato però, ed è giusto dirlo, da fattori culturali, quello che chiamiamo anche ambiente. L'ambiente è così potente da modificare anche alcune strutture di manifestazioni fenotipiche dell'essere umano ed è in grado di modificare fortemente l'assetto culturale emotivo dei soggetti, ovviamente in base alla cultura, e culture completamente diverse hanno anche modi di vedere e percepire la vita e il mondo in modi completamente diversi. Lo vediamo anche, tra virgolette, certe volte anche nella nostra stessa penisola, tra una visione di vita della pianura padana e una visione di vita della zona dei meridioni. Se andiamo a Palermo abbiamo uno stile di vita un po' diverso da Milano. Hanno funzioni diverse, articolate, a volte ovviamente sovrapposte, quindi certe volte provano questa sovrapposizione di elementi e utilizzano canali autonomi ben definiti. Tutto questo vuol dire che nel momento in cui noi non abbiamo coscienza, controllo e consapevolezza della comunicazione non verbale, rischiamo di non utilizzare questo potente strumento al meglio e di fare grandi danni, o se non danni, comunque non essere efficaci quanto potremmo nel caso invece in cui questo aspetto lo conosciamo bene. È una mia visione, però è sempre ovviamente opinabile. In ambito scolastico tutti quanti abbiamo studiato bene la grammatica, la sintassi, l'analisi logica e quant'altro, ma non mi sembra che, a meno che non si entri poi in università con specializzazioni di un certo tipo, ci venga insegnato invece l'importanza del non verbale e l'utilizzo del non verbale in modalità funzionale. Alcune domande. Qual è l'origine dei segnali non verbali? Perché sono curiosità che magari possiamo avere o domande che magari siamo fatti. Quanto è innato e quanto è appreso questo tipo di comunicazione non verbale? Quali meccanismi fisiologici, perché non dimentichiamo mai che non c'è nulla che arriva a caso, regolano l'emissione dei segnali non verbali, che sono ovviamente anche abbastanza difficili da controllare, perché sono quelli che sono più sono meno cognitivi, sono meno sotto il nostro controllo. Per esempio, il sorriso è un elemento che ha un'attivazione del sistema neuromuscolare in seguito all'attivazione emotiva, quindi si aggancia all'area limbica. E il sorriso è uno strumento di segnalazione sociale universale. In ogni punto del mondo il sorriso è universalmente riconosciuto con le caratteristiche proprio intrinseche del sorriso stesso. Altri atteggiamenti magari no, però abbiamo proprio delle emozioni e delle espressioni collegate a queste emozioni primarie che sono condivise in ambito proprio di culture di tutto il mondo. Sono state, Paul Ekman ha fatto degli studi transculturali interessantissimi, dove ha visto che andando a studiare una popolazione di aborigeni che incontaminata, sottoponendo a queste persone delle immagini di volti che manifestavano certe emozioni, le identificavano esattamente per quello che erano: rabbia, spavento, disgusto, sorpresa e paura. Un criterio fondamentale: tutto ciò che possiamo osservare nei meccanismi della CNV, comunicazione non verbale, è frutto della storia evolutiva della specie umana, quindi sono migliaia di anni, dei meccanismi di adattamento alla propria nicchia ecologica, quindi dove siamo nati, l'aspetto almeno trigenerazionale, ma è proprio il minimo, che per gli esseri umani è anche ovviamente il gruppo sociale. Ecco perché abbiamo i gruppi in ambito di psicologia sociale che studia le dinamiche di gruppo,
abbiamo proprio dei linguaggi non verbali tipiche di un certo gruppo. Vi faccio un esempio, visto che io amo molto lo sport, la H dei giocatori Black Hawks di rugby o football americano. Hanno questo codice che per loro è proprio un segnale di un certo tipo. Se ovviamente andiamo a vedere magari alcuni gruppi sociali di teenager, di adolescenti, hanno un certo atteggiamento, un certo slang, una certa dinamica di anche condivisione di emozioni, che è diversa magari da una generazione di persone che hanno magari 50-60 anni. Innato o appreso? Allora, i segnali non verbali hanno origine fisiologica e ovviamente sono legati all'aspetto evolutivo. Ci sono dei centri cerebrali, nervo facciale e muscoli. I centri cerebrali sono ipotalamo, sistema limbico, la famosa amigdala, ipocampo, talamo, ipotalamo, giro del cingolo, e sono ovviamente quelle che chiamiamo espressioni spontanee. Sono quelle quasi che emergono spontaneamente. Quelle che invece sono legate all'aspetto neocorticale, alla corteccia, quindi il substrato che elabora le informazioni, sono espressioni intenzionali. Quindi abbiamo già due macro categorie differenti: espressioni spontanee, espressioni intenzionali. E ovviamente i muscoli sono quelli che chiamiamo i muscoli mimico-facciali, che permettono al volto di esprimere emozioni. Tant'è vero che quando abbiamo tematiche di ictus e magari delle piccole paresi, il soggetto sembra talvolta quasi inespressivo. Qui vediamo appunto l'aspetto del cervello umano, l'area limbica che ho appena descritto verbalmente, qua la vediamo anche da un punto di vista visivo, il famoso giro del cingolo. Abbiamo ovviamente l'aspetto amigdala, i corpi non millari, abbiamo l'ipotalamo, poi vabbè, l'aspetto cervelletto, abbiamo l'ippocampo che è molto importante ed è quanta è anche estesa la sua area, il talamo è questo uovo. E pensate che talamo e amigdala, che è qui, sono un po' in controbilanciamento. Però pensate che un'amigdala, che è praticamente, siete d'accordo, un quarto della dimensione dell'ipotalamo, del talamo, talvolta riesce a essere più impattante del talamo stesso. Il talamo, per alcune visioni, è visto come la sede della speranza, la sede delle possibilità, la sede della voglia di vedere in positivo, chiamiamolo anche così. E l'amigdala è un po' la sede della paura, un po' la sede della tensione, della preoccupazione, addirittura in alcuni soggetti che hanno tematiche di amigdala si possono manifestare sensazioni di puro terrore, proprio il puro terrore che è tipico di alcune patologie, anche dell'alcolismo, perché l'alcol tende proprio ad andare a danneggiare l'area limbica. Non parliamo poi di sostanze stupefacenti, che conosciamo gli effetti devastanti su tutto l'intero sistema del nostro cervello. Abbiamo quindi ancora qua un'altra immagine che va a estrapolare i nostri apparati limbici, e giustamente andiamo a proseguire con questo aspetto. I segnali non verbali sono frequenti e connaturati nel comportamento comunicativo, quindi sono assolutamente presenti in ogni essere umano, ma è questo ovviamente l'elemento su cui io faccio molte volte leva. Non facile avere la consapevolezza della loro funzione e non facile avere consapevolezza della loro presenza e azione. L'intenzionalità. I segnali non verbali possono essere involontari, e sono i classici segnali tipo sudorazione, rossore, sono difficilissimi da controllare, il famoso rash cutaneo davanti a una forte emozione, che può essere imbarazzo ma può essere anche rabbia, può essere sorpresa ma può essere anche offesa. Quindi attenzione anche a come li interpretiamo, poi vedremo anche questo aspetto, perché noi abbiamo una manifestazione, poi l'interpretazione è tutt'altra cosa. L'interpretazione deve essere contestualizzata. La manifestazione è una rilevazione oggettiva, hai il rossore, punto. L'aspetto ovviamente intenzionale sono giustamente gli aspetti convenzionali, potrebbe essere un dito davanti alla bocca perché dire silenzio, molte volte abbiamo fatto
viene proprio quasi istintivo. Volontari e diretti anche uno scopo, quindi ci sono anche i gesti, chiamiamoli poco educati, li conosciamo, no? Anche quelli, il famoso dito medio, il famoso portare l'ombrello del nonno nel gomito, nella piega del gomito, sono tante cosine che sono frutto ovviamente della nostra cultura. Basta talvolta vedere anche solo un gesto come può attivare il disappunto o la rabbia di un interlocutore. Comportamento non verbale può essere informativo, quindi ci dà informazioni su gesti, il significato, ovviamente condiviso se siamo nello stesso aspetto culturale, perché magari se andiamo in un altro contesto e qualche persona digerisce in maniera sonora, per loro può essere apprezzamento del cibo, per noi magari una forma di scortesia. Di attenzione. Comunicativo, gesti che ovviamente vengono inviati consapevolmente in modo chiaro per trasmettere un messaggio, quindi c'è proprio l'intenzionalità. E ovviamente interattivo, durante un'interazione può essere che questi gesti influenzino i partecipanti all'interazione stessa. Dobbiamo andare un attimino a pensare che raramente sono completamente dislocati fine a se stessi, molte volte sono in sinergia questi tre elementi. Codifica e decodifica, qua entriamo nell'aspetto un po' complesso dove la PNL talvolta ci aiuta a fare un po' di chiarezza. Codificare un messaggio non verbale significa inviare informazioni in modo consapevole o anche inconsapevole a un'altra persona attraverso i canali e i segnali che costituiscono questa caratteristica della CNL. La decodifica ovviamente significa percepirli e interpretarli, quello che dicevo prima, la percezione e l'interpretazione, ma la decodifica può non essere adeguata. È lì che entriamo in quello che può essere proprio la crisi, la non compatibilità o l'incapacità di entrare in relazione efficace. È anche vero che c'è un'altra caratteristica, poi forse le slide non lo citeranno, che talvolta noi possiamo anche mistificare un'espressione e dire che quell'espressione che abbiamo fatto in realtà non era da interpretare con quel significato, ma magari mentendo certe volte anche era da interpretare con un altro tipo di significato, e lì giustamente poi capire dov'è la verità non è così semplice. Quali situazioni? Immaginiamo che A e B sono due soggetti, A e B attribuiscono a un segnale non verbale un significato uguale, quindi siamo in una situazione di comprensione, andiamo davvero d'accordo, tra virgolette. Oppure B interpreta male il segnale di A perché A è inefficace, o B è inefficace, quindi potrebbe essere che non hanno gli strumenti. A invia un messaggio ingannevole, quindi vuole, mente, quindi è la classica magari socialità, dove, faccio un esempio, magari una persona ci sta raccontando qualcosa di cui siamo fortemente disinteressati, e noi diciamo, che bello, caspita, ma abbiamo tutte queste espressioni, anche intonazioni del corpo, verbali, che possono ingannare il soggetto e fargli credere che siamo interessati, in realtà non è così. Oppure A non intende comunicare, ma B decodifica ugualmente i suoi segnali, quindi potrebbe essere che riesce attraverso, c'è l'esempio dello sbadiglio, anche se lo sbadiglio non vuole dire solo quello, non vuole dire noia, o distacco, potrebbe anche voler dire ho bisogno di ossigeno, prendo con lo sbadiglio una quantità di ossigeno adeguata e rifocillo i miei globuli rossi. Oppure A non intende comunicare e B interpreta in modo inadeguato, quindi giustamente c'è la stessa problematica. Competenza comunicativa non verbale, competenze sociali adeguate per fare uso corretto dei segnali non verbali, quindi vuol dire che è una sociale molto importante. Ripeto ancora una volta, peccato che non venga insegnata se non in qualche corso o con questo corso che stiamo seguendo. Determina la buona qualità e varietà dei rapporti sociali. Ancora una volta sottolineo che l'ignoranza in questo settore è fonte di disarmonie. Competenze comunicative, dobbiamo scegliere nella gamma possibile i segnali pertinenti e consoni alla situazione, la qualità e tipologia di relazione tra i parlanti, quindi è una
scelta consapevole. Regolare adeguatamente l'intensità dei segnali, scelta consapevole. Identificare adeguatamente norme sociali, quindi capire in che contesto sono, perché da qualche parte magari una pacca sulla spalla è piacevole e in altri contesti è pericoloso farlo. Se entriamo in un contesto, faccio un esempio semplice, di prigione, in prigione certi comportamenti e certi body language sono molto complessi. Non sono mai stato in carcere, però a me non hanno raccontato che, per esempio, in carcere, nel momento in cui in alcuni contesti si deve passare da dietro la schiena a un soggetto, pur avendo lo spazio sufficiente per farlo, è norma informare che stiamo passando dietro la schiena a questo soggetto. Quindi dire: Giovanni, guarda che adesso passo, perché in un contesto di carcere passare dietro la schiena senza avvisare può essere interpretato come una ipotetica aggressione. Quindi è un codice che proprio non userei mai, perché non essendo stato in carcere non c'è questa necessità. Potremmo fare centinaia di esempi, ma non in carcere in Asia, in carcere in Italia, con italiani. Ovviamente riconoscere e utilizzare segnali di feedback per cercare anche di capire se quello che stiamo dicendo e la dinamica comunicativa ha delle strutture efficaci, se no almeno cambiarla. Esprimiamo emozioni con il non verbale, comunichiamo atteggiamenti interpersonali, molte volte è come presentiamo anche noi stessi, e ovviamente è il modo per sostenere, modificare e completare o sostituire anche il discorso. Tra l'altro, una somma della comunicazione dice non si può non comunicare, quindi anche la non comunicazione è comunicazione, e molte volte la non comunicazione poi è portatrice di espressioni che sono poi da decodificare. Uomini e animali emettono spontaneamente in modo costante segnali non verbali che manifestano con molta efficacia gli stati emotivi. Noi dovremmo riuscire ad allenarci a capirli. Ovviamente alcuni lavori sono molto portati a questo studio, altri un pochino meno. Poi si può dire che c'è una leggera predisposizione di qualcuno a essere più bravo o meno bravo, ma tutti possiamo arrivare a avere competenze, e giustamente i segnali non verbali rispetto al linguaggio rappresentano la grande importanza, ovviamente comunicativa, perché hanno molta visibilità, minor controllo, quindi si dice che il corpo non mente. Però anche lì potrei darvi delle indicazioni di persone che hanno allenato la loro capacità e gestiscono meravigliosamente bene, oppure pensiamo all'assetto culturale nipponico, per esempio, dove sono stato in Giappone, ma mi raccontano questo, che hanno una sorta di quasi inespressività e un controllo molto forte. Vengono fregati dal rossore, è quello, ecco, proprio l'elemento che non riusciamo a controllare perché è istintivo, è innato. Potremmo parlare, non so, magari anche del famoso self-control del londinese, dell'inglese, ammesso che sia ancora vero. Si parlava di questa aplomb loro molto forte, e potremmo parlare invece magari di una manifestazione di invece grande solarità di situazioni come, non so, la Spagna, gli spagnoli, o senza parlare poi dell'America tipo Brasile, o magari Santo Domingo, o popolazioni di questo tipo. Poi di tutto nel un fascio non si può fare, ma ci sono delle statistiche. Lo stato emozionale viene rivelato in modo più esplicito da canali, che sono il volto, indica giustamente il tipo di emozione provata, parlando adesso del rossore, il corpo, postura, gesti, movimenti, tono della voce e giustamente sempre informazioni anche sulla intensità. Quando noi tendiamo ad arrabbiarci è quasi istintivo alzare un po' la voce e forse gesticolare un po' di più. Se non lo facciamo è perché lo stiamo controllando, è un'abilità, una tecnica. E anche lì, fino a che punto è giusto controllare? E fino a che punto è giusto manifestare? Potremmo andare avanti intere giornate a portare diverse teorie, però sicuramente la via di mezzo, come sempre, è quella un po' più efficace, né troppo poco. Espressione delle emozioni sempre ancora volontaria, controllata. Potremmo avere questa sorta di regole
nascondere l'emozione provata simulandone un'altra, molte volte io l'ho visto fare, certe volte l'ho fatto anch'io, perché magari in certi contesti può essere anche forma di intelligenza. Io davanti a un colloquio di lavoro dove posso anche perdere il lavoro, oppure invece avere un lavoro, posso anche simulare di essere meno disapprovante rispetto a una regola che è arrivata, proprio per cercare di stemperare o di inimicarmi magari il mio responsabile. Mostrare indifferenza si può fare, oppure posso enfatizzare, aumentare l'espressività, oppure posso ridurre il livello di espressione dell'emozione. Quindi abbiamo queste quattro regole base. Però abbiamo delle caratteristiche che sono fondamentali: uno stato fisiologico, un'esperienza soggettiva e ovviamente il pressione globale. Sono a cascata, vanno in questo modo. Ci sono i segnali fisiologici che, per esempio, il biofeedback va a elaborare, che sono difficilissimi. C'era una volta, il famoso, compratelo in fiamme, la famosa macchina della verità. Qualcuno è riuscito anche a ingannare la stessa macchina di verità, ma c'è dietro una capacità di controllo e di allenamento enorme, perché se no segnali fisiologici quali la temperatura corporea, la conduttanza cutanea, il tremore della mano quando siamo agitati, anche la scarsa salivazione o l'attivazione di una dilatazione di pupilla, sudorazione, respirazione, sono veramente impegnativi da gestire. E poi ovviamente c'è un'esperienza soggettiva. Siamo vissuti in che contesto? Siamo vissuti in un contesto che da quando eravamo bambini abbiamo dovuto nascondere le emozioni, mistificarle, perché magari eravamo in una famiglia in cui era impossibile manifestare il proprio punto di vista. A 40 anni siamo dei fenomeni a farlo. E è ovvio che tutto questo è in funzione di quello che abbiamo anche vissuto, quindi l'esperienza soggettiva. E passo un po' avanti perché sono tante le slide che volevo far vedere, ma alcune sono quasi una ripetizione. Questo è molto interessante: la capacità di presentare se stessi. Goffman nel 1959 fece questo, spiega, self presentation come piece teatrale con scene, attori e pubblico. Fu una grande rivelazione, perché si scoprì che molte volte il modo di presentare noi stessi consente all'individuo uno scambio di informazioni su se stessi molto molto interessante, e addirittura si passò poi a fare un role play in cui io presento me stesso a una persona davanti, la persona davanti presenta se stessa a me e poi ribaltiamo i ruoli. Io parlo della persona e presento agli altri la persona che si è presentata a me e viceversa. E nel modo in cui io presenterò la persona che avevo davanti, il bello è che trasparirà me stesso, nonostante io parli di un'altra persona, perché andrò sicuramente a prendere nota di caratteristiche che risuonano in me. E quindi quando parlo di me stesso, quando parlo di un altro, molte volte, state attenti a questo concetto, parlo anche di me stesso. A questo punto, ma come? Se io dico quindi che quella persona mi sta antipatica perché ha un comportamento che non approvo proprio di me stesso, sì, perché quella cosa risuona in me, in quanto proprio perché non mi piace e dentro di me magari mi sto sforzando a non farla, la noto. Non so se sono stato chiaro. Fa un po' da specchio, infatti si fu una scoperta rivoluzionaria, non mi ricordo in che periodo storico, ma tipo 20-30 anni fa, dei neuroni specchio. I famosi neuroni specchio sono gli elementi che permettono all'essere umano di entrare in forte risonanza e in forza di specchiamento. Vi parlo di una cosa mia che mi ha sempre incuriosito, e quando scoprì, studiando, che esistevano i neuroni specchio, lo capì. Ci sono delle volte in cui, guardando la televisione, osservavo magari delle prestazioni sportive di atleti e mi trovavo ad essere contratto muscolarmente, con un'attivazione muscolare che non capivo perché mi stava avvenendo, perché mica arrivo a fare la gara. Che cosa stava succedendo? Neurone specchio, mi identificavo in quel movimento, in quella prestazione che aveva una connotazione emotiva rilevante,
e in parte la stavo facendo anch'io, in parte stavo contraendo la muscolatura simile al gesto atletico di quel soggetto. Ma il neurone specchio è anche certe volte legato a come noi entriamo in risonanza con aspetti della vita. Faccio degli esempi anche magari molto banali, magari non perfettamente contestualizzati, però quando noi vediamo un film e ci immedesimiamo magari nell'interprete del film in certi ruoli, noi attiviamo una parte anche dei neuroni specchio, perché è come se ci rispecchiassimo ancora una volta in queste dinamiche di vita dell'attore. E la strategia di presentazione di sé è legata a generalmente questi elementi: lo status, il ruolo, l'appartenenza, l'immagine, l'uso dei simboli. Ogni volta che noi presentiamo noi stessi, abbiamo queste principali cinque dinamiche. Tanto è vero che mi è successo di insegnare, lo sto facendo proprio da poco, a alcune persone, sto facendo con una ragazza, a sostenere colloqui di lavoro. Cosa dire, come dire, che linguaggio usare, come porsi, che attenzione fare alle domande e che tipo di risposte dare, calibrando tutto, non mentendo, ma semplicemente vendendo se stessi nel miglior modo possibile. Dico attenzione, mai mentire, mai dire una cosa che non sia vera. Però se tu hai una caratteristica, il problema è che certe volte questa caratteristica non sai venderla bene. E non ti dico inventati di essere qualcosa che non sei, dico venditi nel miglior modo possibile, perché io posso ovviamente vendere una bottiglia di plastica valorizzandone il contenuto e il packaging, oppure darla per scontata e a questo punto nessuno la guarda. Poi sempre Goffman in questo bel libro del Mulino come casa editrice parla della vita quotidiana come rappresentazione, quindi proprio noi abbiamo una sorta di, mi viene sempre in mente Pirandello, il teatro nel teatro, una sorta di recita. E la self-presentation come pista teatrale è proprio questo aspetto. Questo abbiamo già detto, sostiene, codifica e modifica e incrementa il discorso e elementi non verbali. Abbiamo anche questo aspetto di posture, movimenti del corpo e gesti, e vocali, intonazione e qualità della voce, pause. Un buon oratore, un public speaker, ha questa capacità eccellente. Un ottimo attore, se non ha questo, non è un ottimo attore. Quindi noi dobbiamo essere attori, no, però possiamo essere comunque ottimi interpreti. Anche le pause sono molto importanti nel non verbale, perché sono proprio un regolatore del flusso e c'è una sorta proprio di capacità anche di difficoltà, certe volte a sostenere le pause. Non so se vi è mai successo di trovarvi in un contesto in cui la pausa tra un'affermazione e l'altra, o tra una domanda e una risposta, è imbarazzante. Sembrano quei 10 secondi eterni. E sostenere anche una pausa per capirne l'importanza o valorizzare l'importanza è veramente utile, soprattutto quando facciamo anche lezione, come sto facendo io con voi, creazione e condivisione. Se avete notato, io sono circa 20 minuti che sto parlando più o meno con la stessa velocità. Tan, 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 tan. E ovviamente è un qualcosa che sto facendo per un obiettivo, ovvio. Voglio di condividere molte informazioni, poco tempo relativamente a quello che è il programma, tante slide. Devo stare attento a questo, perché se adesso sono 20 minuti la state ancora sostenendo, fra altri 20 minuti vi ho perso. Vi ho perso. Però se io cominciassi a dire e a fare questo, passando alla prossima slide, regolazione. Sguardo, cenno del capo. Potreste cominciare a dire, adesso l'avete capito, è suscitato anche giustamente una piccola risata, però non sarebbe neanche questo contestualizzato. Però se il mio obiettivo è fare riflettere su certe situazioni emotive o su certe informazioni, dare questa sospensione, questa pausa e dare anche una sorta di gestualità è molto importante. Se avete notato, io ho fatto questo. È da un bel po' che ho la mano in tasca, non so se ne siete accorti.
E mentre ho fatto questa mia citazione, l'ho tirata fuori, ho detto, ma nel momento in cui io voglio, è studiato, ma è anche spontaneo, perché nella mia mente è uscita con questa doppia valenza, un po' è studiata e un po' è spontanea. Nel momento in cui ho una mano in tasca, io ho tolto un canale comunicativo potentissimo. Nell'altro ho questo puntatore che comunque gesticola ma relativamente poco, perché comunque è impegnato a digitare per cambiare slide e a fare questo con ovviamente il laserino. Nel momento in cui tiro fuori la mano, sto aprendo un canale comunicativo in più ed è il momento in cui posso giustamente lavorare sui movimenti. I sorrisi, i gesti di assenso che io posso dare a voi, ma voi date a me. E ovviamente è molto importante cercare di cogliere queste cose e giustamente anche altre cose, scuotere il capo, alzare le spalle, guardare in alto, rivela ovviamente determinati aspetti. Può rivelare disinteresse, ma può rivelare anche disapprovazione o anche un qualcosa dove non riusciamo a capire bene ciò che sta accadendo e dico moh, mi è mai successo di alzare le spalle e fare moh. Quindi non è proprio solo disinteresse, attenzione a non cadere in quello che molti libri, che anch'io ho letto, forse anche voi, danno come condizio sine qua non. Quello che alza le spalle se ne sta fregando di quello che dice, no. Quello che alza le spalle sta alzando le spalle, punto. Perché lo fa? Come mai? Chi è? Cosa sto dicendo? Che caratteristiche ha? E lì scatta tutto un lavoro di pochi secondi, ma stiamo analizzando decine di file. Disaccordo da parte dell'interlocutore potrebbe essere, dico no, non sono assolutamente d'accordo, mi scuoto il capo, oppure potrebbe anche essere perplessità ancora una volta, non so proprio cosa fare. Quindi attenzione, tante cose in un unico elemento. Potrebbe anche essere proprio sminuire, non dire cazzate, perché certe volte alziamo perché ci sta, quante volte vediamo questo, però attenzione che se non ci fosse il verbale che adesso giustamente ha dato un input preciso, se voi mi dite qualsiasi cosa, e io faccio solo il non verbale, sfido chiunque, compreso il soggetto che sta condividendo, a capire precisamente che intenzione ho. Ditemi qualcosa, qualsiasi cosa, un'affermazione. Sembra un simpatico. Punto di vista. Cosa volevo dire? Sei bravo. Non ho capito niente. Non è mica facile, potrebbe essere. Può essere vero, non mi basta, potrebbe essere, ma lo dici tu, oppure potrebbe essere mi piacerebbe, ma io non sento che sia vero, ed è quello che avevo in questo momento. Puoi dire sei bello. Può essere. Sì, però capite, quindi però è di sé, se uno di voi mi conosce potrebbe a più facilità dire ok, probabilmente Dario, siccome ha determinate tematiche, non sente questa frase sua e quindi questo movimento potrebbe anche voler dire mi piacerebbe tanto crederci. Quindi capite quante sfumature ci sono dietro a un semplice movimento. Enfasi nel momento in cui vogliamo enfatizzare qualcosa con un obiettivo di varia natura, si fanno anche le sottolineature, quindi enfasi. Ieri Lorena, non so se avete notato, penso di sì, nella meditazione ha enfatizzato alcuni elementi con la voce, ha aumentato, se non mi ricordo molto bene, ma c'è un motivo, su, giù. Diverse volte e anche in altri momenti, non era sicuramente a caso, aveva degli obiettivi sicuramente anche finalizzati a un certo perché. Quindi dove noi mettiamo enfasi a livello consapevole, c'è un obiettivo, c'è una struttura dietro le quinte che fa sì che questo avvenga. Quando noi mettiamo enfasi ma non ce ne accorgiamo, potrebbe anche essere che l'enfasi sia puramente legata a uno stato emotivo di cui non abbiamo controllo ed è lì che ovviamente può anche trascendere in altro. Il silenzio è un altro elemento veramente potente. Il silenzio è un qualcosa difficile anche da sostenere, perché anche la pausa è difficile perché appartiene al silenzio,
ma il silenzio può anche essere ricercato e può anche essere veramente importante. Io cito sempre il caso di un mio cliente in seduta di counseling psicologico che per circa 14-15 minuti io rimasi in silenzio guardandolo, perché era una mezz'ora che lui continuava ad avere una partita di ping pong quando mi diceva nulla, ed era una specie di rimbalzo di palla. A un certo punto mi sono fermato, l'ho guardato, lui mi guardava, dopo un quarto d'ora ho detto bene, il tempo è finito, se vuoi ci vediamo domani, così. E vi posso garantire che con 15 minuti così, seduti uno davanti all'altro, non è facile, ma sicuramente ha un suo perché, anche lì giustamente perché qualcuno sta zitto, domanda. Il silenzio è assenso? Non è detto. Il silenzio è disapprovazione? Non è detto. Il silenzio è mancanza di argomentazioni? Non lo so, dipende. Io certe volte mi rendo conto che faccio la scelta del silenzio davanti a situazioni in cui mi sembra di percepire che qualsiasi cosa dica non avrebbe nessun risultato. Quindi, per non trascendere o non entrare in dinamiche troppo conflittuali, sto zitto e dico, interpreta il mio silenzio come più credi che sia utile per te, se di fatto che a me interessa quello che ho io nel mio momento di pensiero adesso, e per me la scelta è quella giusta. Aspetto esteriore, volto, sguardo, voce, comportamento spaziale, come mi muovo, come non mi muovo. Pensate che alcune situazioni in ambito di public speaking insegnano il comportamento spaziale dell'oratore su magari un palco con una platea di diverse decine di persone, su come muoversi per finalizzare magari informazioni di tipo positivo o informazioni di tipo negativo. Quindi potrebbe essere che un soggetto, quando parla di ambiti positivi o di news, si muove verso destra e quando vuole altro si muove verso sinistra. Questo continuo che è però un qualcosa di strutturato. Quando invece abbiamo un comportamento spaziale un po' poco strutturato, rischiamo anche di avere una gestione dello spazio inefficace, per non parlare poi dei comportamenti spaziali, ovviamente del corpo e gesti di persone con delle tematiche psicotiche, che li vedete proprio che sono completamente disorientati, hanno perso completamente la gestione della CNV. Quindi aspetto esteriore, elementi statici, abbiamo conformazione fisica, stereotipi, abbiamo il volto, i tratti fisici, abbiamo anche però, attenzione, qui mi fermo un istante, la scelta del vestito. E su questo so che molte volte mi scontro con filoni di pensiero diversi, ma come mi vesto dice chi sono. È una comunicazione, sto dicendo al mondo come io mi sento bene con me stesso, come io mi sento di presentarmi al mondo, come io mi integro con il mondo. E l'abito, non è vero che non fa il monaco, l'abito fa anche il monaco, e giustamente io dico sempre, sono sicuro che ognuno di noi ha scelto oggi un abbigliamento con un perché. Quale sia il perché, non vado sicuramente ad avere la supponenza di capirlo, ma so che c'è un perché, che può essere dato da come mi sento bene con me stesso, dall'aspetto climatico, dalla mia sensazione di comodità, non comodità, da quello che volevo comunicare agli altri. Vi faccio dei macro esempi, proprio di una banalità imbarazzante, ma sono quelli che colgo di più. Essendo da molti anni nell'ambito dell'attività motoria, anche della palestra, dove in palestra molta gente viene per la cultura fisica, voi andate a vedere come si vestono questi soggetti che fanno culturismo e bodybuilding, e non è un'offesa, è una presa di coscienza. Avranno un abbigliamento che tenderà a evidenziare in buona parte il sudore della loro fatica, cioè i muscoli. Non c'è niente di male, è semplicemente che è come si vestirà una persona in sovrappeso, con una tutina aderente alla G in fonda, con un abbigliamento un po' largo che fa vedere e non vedere le forme. Ma come mai? Perché non è appagata della sua struttura fisica. Il culturista è felice della sua ipertrofia, lo fa vedere al mondo, perché se così non fosse non farebbe culturismo. La persona in sovrappeso, che ha una presa di coscienza del corpo che non ama, tenderà a nasconderlo. E vedete queste donne sul tapis roulant, queste maglie lunghe che nascondono il gluteo, o la maglia classica legata alla vita, che sta dicendo al mondo ho i glutei un po' grossi. È proprio tipico.
Potremmo fare molti altri esempi, poi c'è ovviamente il contesto legato al gruppo. Un gruppo, per esempio, che non so, ascoltava o ascolta heavy metal. C'era il famoso stile rockettaro, no? La persona che danza hip hop, funk, ha un abbigliamento, anche quando Ginevra e Michele fa le gare, si vestono con il tutù, no, quello lo fa la danza classica. Un provino di danza classica non vai col pantalone magari un po' molle e il camicione a fare giustamente le movenze tipiche della danza hip hop. Il vestito, l'abito parla dello stile che sto portando, quindi potrei fare decine di esempi. Anche il trucco, i capelli, parlano di chi siamo noi, di come ci troviamo noi, di quello che noi percepiamo, la nostra personalità. Quando io avevo i capelli lunghi, io avevo un perché per tenerli lunghi, adesso che li ho corti ho un altro perché per tenerli corti, non era mai sicuramente a caso. Il trucco, perché una persona si trucca tanto, chi poco, chi in un modo, chi in un altro, chi si mette dei rossetti estremamente vistosi, chi invece un rossetto parzialmente visibile. Che cosa vuole dire al mondo di se stessa con quel trucco? E come mai si percepisce in un certo modo con questi tipi di scelte? È un argomento veramente interessante che potremmo disquisire a lungo, però adesso passo alla prossima slide. Quindi, sguardo, dilatazione pupille, battito delle palpebre, movimenti oculari, c'è chi guarda proprio il movimento anche degli occhi per tentare di identificare una verità o una menzogna nel parlato o un pescaggio nelle esperienze reali o nelle esperienze immaginate. Per esempio la programmazione neurolinguistica guarda molto questi movimenti oculari, attenzione anche lì a non entrare proprio nell'esasperazione di questi codici che sono molto interessanti. Guardare, essere guardati, può creare piacere o può creare ansia. Una persona, ripeto, che fa culturismo e si viene guardato ha piacere, una persona che magari invece è in sovrappeso ha ansia, ha fastidio. Quindi sono tante volte in cui noi magari viviamo, poi dipende anche da chi ci guarda, da come ci guarda, per quanto tempo ci guarda. Se siamo a un tavolo di un ristorante e le persone a fianco del nostro tavolo ci guardano in un modo che ci fa percepire, e molte volte percepiamo giusto, che c'è un commento, che c'è un chiacchiericcio, che c'è quasi anche una presa in giro o qualche cosa di nota stonata, ci infastidisce, può anche crearci ansia. Se invece percepiamo che magari è semplicemente uno sguardo di approvazione per una nostra forma fisica, può darci anche piacere. Quindi attenzione a questi elementi. Poi abbiamo giustamente la qualità della voce e abbiamo tutti un timbro di voce che è un po' come un'impronta digitale, quindi non è che possiamo più di tanto modificarla, però possiamo sicuramente gestirla al meglio e di conseguenza avere delle capacità anche di intonazione in base a quello che voglio dire e a quello che desidero avere come risultato. Poi abbiamo sospiri, pianto, riso, sbadiglio, intensità, timbre, estensioni, segnali vocali come anche ispirazioni, pause. Per esempio, quando una persona sovente durante una seduta, sempre magari di counseling psicologico o anche di parlata al bar, entro in contatto con un suo tema emotivo, sovente vedo la persona che fa questo, è come se fosse entrata una lancia di Longino per un pneumotorace e ti fa respirare in modo diverso. Lì abbiamo capito che abbiamo fatto sicuramente breccia in qualche elemento che risuona nel soggetto. E i segnali prosodici fanno parte del linguaggio, quindi sempre il discorso di sonorità, enfasi, tono di voce, perché se io faccio così e qualcosa è cambiato, e giustamente succede che... Ah, cosa è successo? Di beh, colpo io ho... stavo scrivendo, quindi... Esatto. Ho registrato qualche detto scuole. Ma se io parto poi da questa voce e lentamente comincio a dire che fra un po' saremo tutti calmi, tranquilli, capite? O voglio ipnotizzarvi se riesco, oppure c'è qualcosa che non va. Ma anche segnali di disturbo esterni o interni. Chi ha questo tipo di caratteristica sicuramente non ha una comunicazione particolarmente efficace ed è stato fonte anche di enormi barzellette e cabaret.
pensate che certe volte i balbuzienti quando cantano smettono di venire la balbuzia, quindi cosa succede in questi soggetti? Oppure omissioni, i famosi lapsus anche freudiani della psicopatologia della vita quotidiana, quindi un lapsus agito, un lapsus verbale, eccetera, e anche suoni incoerenti dove sembrerebbe che uno faccia qualcosa che non c'entra niente con quello che è il contesto che sta vivendo. E questo lo passo velocemente. Il comportamento spaziale è quello proprio che permette di avere questo contatto fisico a distanza. Attenzione però a questo, contatto fisico o distanza che tende a stabilire tra sé e gli altri e ovviamente la postura. Il contatto fisico è di nuovo un elemento soggettivo, c'è chi lo ama, c'è chi non lo ama. Io conosco soggetti che non amano ricevere un massaggio e altri che pagherebbero per averlo tutti i giorni, magari non cifre esagerate, però sarebbe fare un massaggio oggi costa 60 euro, non so chi se lo può permettere giorni, però mi dicessero costa 10 euro, un giorno sì, un giorno no, forse se potessi avere 10 euro a disposizione lo farei, tanto io mi ricordo quando ero in Thailandia e là il massaggio costa pochissimo, un giorno sì, un giorno no, avevo quella possibilità e sfruttavo questa possibilità. E la distanza, anche la distanza ha la sua intensità, perché se io parlo adesso con voi a questa distanza, perché è giusto, è la distanza chiamata pubblica, quella che prevede almeno 2 o 3 metri, no? Perché se no, se io parlassi troppo vicino a uno di voi perderei di vista il gruppo, mentre invece se fossi a parlare piacevolmente del più del meno con un soggetto, io sono qua e lui è alla porta e continuiamo a parlare a questa distanza, la domanda è perché? Vi faccio sempre l'esempio mio di una signora che mi chiese di avere azioni di difesa personale e che nel momento in cui mi avvicinai per dargli la mano e iniziare a spiegargli qualcosa, lei si allontanò, ma non si allontanò di un passo che potevo anche magari considerarlo lecito, ma di 3 o 4 passi, e dopo 2 o 3 volte che mi avvicinai lei continuava ad allontanarsi, mi disse: signora, se lei vuole fare difesa personale, se non abbiamo almeno una stretta di mano è inutile che cominciamo, per favore. Però come mai questa signora non sopportava questo, a suo dire, contatto ravvicinato, era a 2 metri di distanza, quando la stretta della mano generalmente ha una distanza massima di 80 cm, un metro, quando abbiamo già le braccia con delle lunghe leve da persone di 2 metri. Quindi c'è sempre un perché, e lei col suo perché mi stava dicendo probabilmente che aveva dei timori e forse aveva vissuto un'aggressione. Dico forse perché poi non abbiamo mai parlato così nei dettagli. E ancora una volta, elementi dell'ambiente, dove per esempio un esempio che faccio sovente qua è la famosa ascensore, dove giustamente magari entriamo dentro l'ascensore, non c'è mai stato un contatto con il soggetto che entra in contemporanea con noi e non è neanche così semplice magari gestire quei 30 secondi di salita o discesa, tanto è vero che ho notato frequentando sovente gli alberghi per lavoro di fine settimana che ci sono persone che quando entro in ascensore, talvolta quasi sempre ultimamente con Laura, arriva l'ascensore, l'ascensore è vuoto, capienza 8 persone, entrano 2 e loro aspettano che arrivi l'altra. Piuttosto che entrare insieme, affrontare questo momento di sconosciuti con cui condividi 20 secondi ma di tanto, la scelta è di aspettare un altro ascensore. Quindi immaginate, l'altra volta è successo e c'era spazio a sufficienza, ma non è successo una volta, è successo più volte. Ma posso dirvi esattamente che è successo anche a me, di avere la stessa voglia di non fare quello che ho appena detto che hanno fatto altri, vedere l'ascensore, dire ma non so voglia di entrare con queste persone, vado da un'altra parte. Oppure in effetti lo spazio è residuo, ma avrei potuto entrare, che non è con una corpulenza di un omone da 1,90 m per 100 kg, ma in certi momenti di vita l'idea di sentirmi con questo stretto contatto non mi titillava e quindi ho aspettato un minutino un altro ascensore. Io dico sempre, una volta ogni tanto queste cose non sono un problema, e quando si ripetono sempre e quando c'è la cristallizzazione di un comportamento c'è un problema, perché nella vita essere certe volte un po' disponibili meno, avere un po' più di voglia di contatto meno è normale, è la flessibilità dell'essere umano, e quando un comportamento si cristallizza che è patologia,
Tanto è vero che si dice che un comportamento normale è difficilmente interpretabile perché può fluttuare su tanti parametri. Un comportamento patologico in realtà invece è molto facile da identificare perché è sempre quello, sempre quello. Quindi attenzione che la normalità è anche ogni tanto fare qualcosa di diverso dal solito. E ecco qua la prossemica che ci dà delle distanze indicative. La intima 0,45 cm, io non penso che voi stiate a 45 cm con un soggetto che non avete mai visto, ma sicuramente stare a 40 cm con una persona a cui volete bene è anzi piacevole, addirittura anche contatto zero. Personale da 45,20 m, sociale 1,20 m, 3,65 m, pubblica da 3,65 m, è il classico speaker sul palchetto che parla a una platea. Sociale è un po' quella che adesso ho io con voi, perché comunque siamo un mini gruppo in un contesto ambientale relativamente contenuto come dimensioni. Poi giustamente c'è un'orientazione. Che orientazione ho io? Sono a spaziale. Esatto, orientazione spaziale. La mia scelta è stata strutturata di potervi vedere e traguardare un po'. Ovviamente non offuscare il videoproiettore, perché se faccio questo entra in risonanza, e giustamente la postura. Che postura ho? Tento, spero di riuscirci, è una postura abbastanza logica, visto che siamo comunque, non sto così, e ovviamente ho anche questo atteggiamento talvolta di spostare un po' il peso, di zampettare un po' da una parte all'altra, perché mi dà in un certo qual senso la possibilità di non stare troppo fermo, che non è mai positivo. In alcuni casi, anche in questo momento non è questo il caso, lo dico proprio con la chiara e la massima sincerità, in alcuni casi è anche un modo per scaricare tensione, perché nel momento in cui, un senso, io con voi sono perfettamente a mio agio, però molte volte per scaricare tensione viene istintuale proprio oscillare, muoversi. E a quel punto però si nota se è tensione certe volte o se è semplicemente una gestione del corpo nello spazio, perché quando noi siamo in tensione o siamo preoccupati o siamo in stato di ansia o comunque infastiditi, normalmente in minima parte scatta una produzione di adrenalina che giustamente tende a elicitare il movimento per il famoso aspetto istintuale attacca o fuggi. C'è anche poi l'aspetto freeze, mi congelo. Movimenti del corpo e gesti sono tutte le azioni volontarie e involontarie, e il bello quando si fa un po' di pratica, adesso noi ci fermeremo sull'aspetto appunto teorico di condivisione, ma se dovessimo lavorare su questo aspetto in modalità invece poi anche strutturata di pratica, faremo proprio delle dinamiche per andare a capire quello che noi facciamo durante il parlato, in quanto molte volte si vede un soggetto di parlare e di cercare di ascoltarsi, di rendersi conto di quello che sta facendo, come lo sta facendo, che gestualità ha, e i soggetti dall'esterno prendono nota. In più talvolta, questo esperimento l'ho fatto su alcune studenti, no, alcune volte, vado a filmare e ovviamente poi chiedo al soggetto che ha fatto questa sperimentazione di dire al pubblico, ai partecipanti, che cosa ha fatto. I partecipanti poi diranno se quello che fa, che dice, corrisponde a quello che hanno percepito e visto, e poi gli faccio vedere il filmato. Vi posso garantire che certe volte il soggetto rimane basito e dice: ah, io ho fatto questa cosa qua, ma sai che non mi rendo conto di... Vi faccio un altro piccolo esempio di un caro amico che mi disse un giorno: ma sai Davide, che io sovente quando entro in contatto con persone nuove che non conosco, magari in qualche festa eccetera, sovente vengo, mi dice, identificato come una persona che se la tira, che ha un atteggiamento un po' distaccato, supponente, altezzoso. Dice: ma in realtà io non sono così. E io gli dico: carissimo, il fatto che tu senta di non essere così nella tua intimità cozza con come tu ti manifesti e presenti agli altri, perché in effetti tu hai questo atteggiamento corporeo, tendi a stare un po' sulle tue, tendi ad osservare, tendi a dialogare in una modalità di un certo tipo, e hai questa postura
che quasi ti fa percepire come io sono qua e tu sei qua. Dice, ma davvero? Così, se vuoi, ti faccio veramente vedere come tu ti comporti normalmente. E dice, quando lo vide, dice, caspita, ma non pensavo. E dice, hai ragione, hai proprio ragione, è vero. Se anch'io dovessi vedere uno così, penserei la stessa cosa. Un altro esempio, un soggetto che era titolare di palestra, che ha 1,85 m per circa 100 kg di muscoli, mi dice, non capisco come mai io quando sono in sala pesi a dare schede, la gente a me chiede poco e magari preferisce rivolgersi a un altro assistente di sala. E io dico, guarda, se vuoi facciamo un lavoro molto semplice, io vengo a vedere, all'epoca lavoravo a Milano, nel Best Price 20 Hour, vediamo un po' come tu ti muovi nel contesto e giustamente vedo che questo uomo con questa stazza arrivava dalle persone, allora hai bisogno di qualcosa? Sembrava quasi che lo aggredisse. In realtà era proprio la sua corpulenza, la sua non gestione di questa massa e questa incapacità di capire che questo suo atteggiamento procurava in alcuni soggetti quasi il distacco, quindi magari andava. Nel momento in cui lui ha attenuato questo tipo di caratteristica, ha avuto molta più gente che richiedeva a lui di fare schede o di avere assistenza in sala pesi. Potrei farvi altri esempi, ma avete colto l'essenza. Classificazioni, gesticolazione e manipolazione di sé, aspetto poi semeiotico, significato intrinseco, funzionale, significato in funzione del discorso. Quindi dobbiamo capire anche cosa sta succedendo e sia nell'interpretare sia nel manifestare avere gestione di queste caratteristiche. Gesti emblematici, illustratori, quindi sono tutta un'altra peculiarità di questa grande famiglia della CNV, pelo veloce, regolatori, indicatori di stati emotivi, pugno contratto o altri atteggiamenti e molte volte automanipolazione. Avete notato qualche soggetto che sovente ha un aspetto ripetitivo, tipo mi tocco i capelli, mi gratto il naso, mi metto a posto la maglia, ma proprio ripetitivo, queste manipolazioni sul corpo, chi si passa sempre la mano qua nel ciuffo, lo sposta continuamente, sono tutti gesti di adattamento che comunque sono emblematici, hanno un significato sicuramente. Qui mi fermo, questo ci ha aperto un micro o un macro mondo dove in queste poche slide ho cercato di condividere gli elementi di base più importanti. Tenete presente che ogni piccolo cenno che ho fatto potremmo aprire un discorso poi di approfondimento e giustamente andare poi proprio a viverli questi elementi. La cosa per concludere che mi preme ancora dire è che, ripeto ancora una volta, molti soggetti questi elementi neanche sanno che esistono e neanche si fanno la minima preoccupazione di prenderne nota e di cercare di cominciare anche solo lontanamente a contemplarli e a gestirli. Questo crea sovente grandi problematiche nelle relazioni fino ad arrivare certe volte a incomprensioni molto profonde che invalidano la qualità della vita e delle relazioni in contesto familiare, sociale, lavorativo e sportivo, perché anche in ambito di aspetti sportivi ci sono diverse interpretazioni su certi comportamenti e su certe caratteristiche. Io ricordo molto bene, me l'ho fatto per lungo tempo, ancora oggi, vita da spogliatoio in ambito sportivo, persone che hanno difficoltà magari a percepire l'aspetto di una visione di un altro maschio, visto che è spoglio maschile, nudo. Altri invece che hanno la massima disinvoltura, quindi anche l'aspetto della propria presa di coscienza del proprio corpo talvolta è un elemento di totale dissonanza e anche lì poi vediamo gli aspetti culturali dove alcune religioni non prevedono la possibilità di fare la doccia senza la mutanda. E quindi io vedevo, mi ricordo certe volte, alcuni soggetti fare la doccia con lo slippino e ricordo, poi chiudo questa piccola condivisione, che in una struttura
importanti, di cui non faccio il nome perché non è il caso, ma un centro termale, un parco acquatico ma molto importante, un giorno entrai negli spogliatoi, siccome lo frequentavo tipo una volta ogni due o tre mesi, un cartello che invitava tutte le persone a fare la doccia tenendo il costume da bagno addosso. E io lo trovai una scelta aziendale completamente disallineata dal mio punto di vista, perché non trovo giusto che io, che ho gradevolezza nel lavarmi senza un costume da bagno, dovessi fare questa cosa, perché la risposta fu: perché siamo in un mondo di globalizzazione, dobbiamo rispettare tutti, ma nel rispettare tutti tu non stai rispettando. E lì chiudo, perché certe volte dicevamo con Lorena e con tutti voi, ogni scelta ha i suoi pro e i suoi contro. A che cosa hanno voluto dare probabilmente più importanza questi gestori? È evidente la scelta, perché non lo so, però questo è stato. Bene, io mi fermo qua, spero che sia stato sufficiente questo piccolo cappello introduttivo di un'oretta, perché ripeto, l'argomento è veramente vasto. Se avete domande sono a disposizione.